Parlo senza microfono, io guardate, sono venuto per il motivo principale che è il rispetto. Il rispetto innanzitutto per il gruppo cuneese, non me ne vogliono gli amici alessandrini e torinesi, ma noi siamo particolarmente orgogliosi, non sono enormemente loro, nella loro zona, i nostri ragazzi. E poi la provincia di Cuneo, insomma, i risultati li dà in termini di partecipazione, in termini di massiccia partecipazione di giovani e soprattutto per il rispetto di chi vi ha condotti fino adesso, che è Alberto Grignone. Alberto adesso ha sostituito Davide nel grande lavoro che è stato fatto in questi anni a livello regionale, lo sta portando avanti Alberto e grazie a lui voi siete cresciuti e grazie a quello che la generazione di Benzo, che è la mia, non è ancora nel settore IMSS, però insomma è una generazione di quarantenni che ha il compito non facile di traghettare la speranza, il futuro della Lega Nord, che siete voi, attraverso quella che è la rappresentanza regionale e federale della Lega Nord, del segretario Maroni, del presidente Umberto Bossi. Allora per rispetto devo essere qui nel ringraziare Alberto per ciò che ha fatto in questi anni e poi con un po' di orgoglio devo dire, posso dirlo tranquillamente perché penso che siamo in una situazione tra virgolette bulgara, ma felicemente bulgara, perché questo vuol dire anche unione di gruppo nel fare gli auguri. Scaramanzia, però Flavio tanto si sa che comunque hai fatto un ottimo lavoro, sei tu a traghettare i ragazzi del Cuneese con orgoglio verso quelle che sono le battaglie della Lega Nord e dal momento che Flavio è insomma, entrato in Lega, se così si può dire, prima la sezione di Ivrea, in un momento particolare, in un momento in cui si correva per portare la Lega Nord a essere quello che poi è stato, il primo partito della provincia di Cuneo. Si è partiti in un momento di fare gazebo, ci ricordiamo, alcuni anni fa non era facile, ma con lavoro di squadra, diciamo a tutti voi del Cuneese siamo riusciti a ottenere risultati favolosi. Siamo in un momento particolare, in un momento non facile, difficile, che ci chiama un riscatto di tutto quello che è il lavoro della Lega Nord in questi anni. E Flavio sicuramente lo saprà fare perché l'ha dimostrato anche nei momenti difficili, lui come tutti voi, come penso Davide, non parliamo di Riccardo, per il lavoro esemplare che sta facendo anche a livello federale, regionale, insomma un lavoro di traghettamento per quello che è un po' il rinascimento della Lega Nord, quella Lega Nord 2.0 che, riconoscendomi nelle parole che ha detto il segretario federale Roberto Maroni il giorno della sua elezione, che ha sottolineato che non c'è una Lega Nord che cambia, c'è una Lega Nord che va avanti, che si rinnova in certe situazioni, non è la Lega Nord che sbaglia, semmai sono gli uomini che possono sbagliare, siamo tutti uomini che possiamo sbagliare e non buttiamo mai colpa a qualcuno in particolare, non buttiamo mai il dito contro qualcuno. Quando si dice la Lega ha sbagliato, diciamo abbiamo sbagliato. E non, naturalmente indichiamo me, Davide, Flavio, la Lega dove ha sbagliato. Ma ci assumiamo la responsabilità, non siamo degli schettini che vogliono la nave al momento in cui tutti vogliono scappare, rimaniamo saldi e questo premio ci sta portando a ricrescere se qualcun altro ovviamente per azione mediatica non cerca di affossarci. E siccome io ritengo fondamentale, non è retorica, che noi possiamo solo migliorarci conoscendo gli errori della storia, è anche vero, quindi, che una Lega non sbaglia dal punto di vista di quello che è il nostro mandato, non sbagliare noi, è anche vero se tutti noi oggi siamo qui e perché qualcun altro, tanti anni fa, ha gettato il seme di un albero sul quale la nostra ombra può comunque produrre frutti migliori. Quella ombra di cui noi tutti godiamo è la Lega Nord, che ci protegge, quella Lega Nord che qualcun altro ha fondato più di 25 anni fa, che si chiama Umberto Bossi. Quindi citando Umberto Bossi è solo per ricordare il grande lavoro che è stato fatto, solo per ricordare che dal segretario federale, al segretario cittadino, al militante, anche al socio sostenitore, ognuno di noi deve qualcosa alla Lega Nord, a chi l'ha fondato e a tutti coloro che questi anni hanno lavorato in modo serio e ci ha portato ad essere un partito credibile. Ripeto, nonostante qualche errore che è stato commesso, ma abbiamo avuto il coraggio di fare piazza pulita, abbiamo avuto il coraggio di ripartire. E allora ragazzi, non voglio fare la lunga, chi vi ha preceduto sicuramente ha fatto interventi anche su quella che è la politica, non solo regionale, ma dal punto di vista provinciale e federale. Ma ricordiamoci che se non capiamo gli errori che abbiamo commesso, se viene a mancare quello che è il rispetto, saremo destinati per forza di cosa ricommettere gli errori. La Lega Nord non uscirà mai più. Guardate che 3 mesi fa eravamo veramente in una situazione molto brutta, molto particolare, bastava un non nulla che si potesse rompere quello che è il rinvio ai vertici federali, ai vertici nazionali, a volte anche provinciali, ma la capacità delle persone, l'umiltà di quelli che compongono la Lega Nord ha fatto sì che ognuno mettesse la testa
a posto, semmai qualcuno l'avesse mai persa, ci si guarda negli occhi, ci si risolve i problemi, ci si lava in famiglia i panni sporchi, cosa che è successo, qualcuno della famiglia ha uscito, ma il resto è andato avanti e ha ricostruito questo movimento. Io sono sicuro che con Flavio, in provincia di Cuneo, per i giovani, con Alberto, al nazionale, parlo solo di Regione Piemonte perché le formazioni professionali, i giovani sanno l'esempio che altri ci invidiano. Perché non è retorica, lo sottolineo, quando vediamo altri partiti che non solo presenze politiche geriatriche, no? Che cambiano nome al partito, cambiano magari lo stesso partito ma rimangono sempre le stesse facce. Una volta si diceva che possono cambiare il nome del partito ma le riconosciamo dalle impronte digitali. Purtroppo era una battuta 20 anni fa, oggi si sta avverando perché molti li stanno arrestando. Alcuni di questi purtroppo sono alleati, ma noi dobbiamo guardare naturalmente in casa, non andiamo a cercare di sputtanare a destra e a sinistra perché possono essere i casini che combinano gli alleati. Dobbiamo essere noi prima di dare un buon esempio, voi lo state dando e la mia generazione, che è la generazione di mezzo tra voi e le altre generazioni, ha il compito di dare un buon esempio, fare in modo che possiate avere un vostro percorso limpido, lineare e che possa guidare un giorno la provincia, una regione o addirittura un governo affinché le cose possano veramente cambiare. Io di questo ne sono convinto, se non, così non fosse non sarei qui oggi, se non foste convinti voi non avreste quello stupendo collarino che ho fatto anche quello che è il simbolo della Lega Nord, che a tutti voi e a tutti noi sta dando molto. Quindi grazie per quello che fate di cuore.